una stazione costruita con materiali ultra tecnologici e strutture portanti capaci di resistere per secoli, che in contraddizione, una casa che crolla è un progetto molto tecnologico. Io credo che una casa per tutti e soprattutto per le giovani sposi è una casa sicura, credo che sia molto più importante, è un obiettivo molto più prioritario dell'alta velocità. Si convertano quelli che hanno il compito di amministrare le nostre città, non solo a Francoforte, tutte le nostre città, assicurino la sicurezza degli edifici, vigilando, controllando, che siano ancora più premurosi per questo, facendo rispettare le leggi, anche se i cittadini non lo vogliono e vanno contro le leggi, facciano rispettare le leggi senza negligenza, non carezzando i difetti dei cittadini, ma difendendo e facendo rispettare le leggi che pure ci sono sulla sicurezza degli edifici pubblici. Ma cari amici, convertiamoci anche noi, se non vi convertite perirete tutti, ognuno nel suo campo, anche noi. Lo diciamo umilmente, ma è la verità, non è così che nelle nostre città dove tanti lavorano nell'edilizia e c'è l'abitudine di fare da soli, talvolta senza autorizzazioni, siamo proprio senza peccato noi che non rispettiamo le leggi, non solo chi ha responsabilità della cosa pubblica, ma anche noi, anche quelli che approfittano della negligenza degli amministratori per aggirare le leggi, per violarle continuamente. Ma la legge è nostra, la legge è l'espressione della nostra capacità di vivere insieme in dignità. E non rispettare le leggi, soprattutto sulla sicurezza, può portare anche a questi punti. Non sprechiamo questi modi. Facciamo che il sacrificio di Pasquale, Katia e Anna serva a qualcosa. È stato gridato a miracolo per la piccola Inna, ed è vero, è stato un grande miracolo, il miracolo della vita che è più forte di tutto. Però mi chiedo a me, vescovo, chiedo a voi, quella gara di solidarietà che è stata compiuta, meravigliosa, di tutti, in particolare delle forze che sono abilitate a questo, mi riferisco per esempio ai vigili del fuoco, ai vigili urbani, alla protezione civile, a tutte quelle forze, non vorrei dimenticare nessuno, che si sono attivate per estrarre dalle macerie la piccola Inna. E come tutti abbiamo provato tanta gioia per questa vita recuperata, abbiamo gridato al miracolo. Non sarebbe un miracolo ben più grande se tutte queste energie fossero impegnate non un giorno, non due giorni, ma in maniera continua per l'edificazione del bene comune, della sicurezza di tutti, partecipando, non delegando soltanto un miracolo di mentalità, un miracolo di cuore, quello che vedrete coinvolti tutti noi come partecipazione alla vita di tutti in una città. Cari Anna, Katia e Pasquale, adesso siete entrati in un'altra casa, con il linguaggio della fede noi la chiamiamo la casa del Padre, siete tornati alla casa del Padre. Siate sicuri, questa casa del Padre non è costruita dalle mani dell'uomo, è stabile per sempre, perché è sulla roccia. Questa casa non ve la siete comprata con un mutuo di una banca di questa terra, questa casa del Padre ce l'ha acquistata il sangue prezioso del Cristo crocifisso e risorto. In questa casa del Padre avete trovato i fratelli che vi hanno accolto e avete trovato soprattutto una madre, la Vergine Maria,
la Madonna della Neve, di cui oggi facciamo memoria nella festa liturgica. La Madonna della Neve vi accolga nel suo abbraccio, vi faccia entrare in questa casa che non crollerà mai, perché è stabile per sempre. Vi presenti lei, per mezzo di Gesù, al Padre. A Lui noi gli consegniamo, Lui preghiamo questa Eucaristia, perché il vostro sacrificio non sia vano, ma sia per noi stimolo per rivedere la nostra vita e le nostre scelte. Amen.